Bentornati al nuovo appuntamento informativo delle Frit in contemporanea su Radio Mir. Abbiamo oggi ospite con noi Romina, che è una delegata del sindacato USB di Alitalia. Buongiorno Romina. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E come dall'introduzione, insomma, è abbastanza chiaro che oggi è una puntata abbastanza speciale per noi perché volevamo discutere di Alitalia. Chi sta all'estero ha un rapporto molto amicale con la compagnia di bandiera, perché magari negli ultimi anni, soprattutto in Europa, no, con l'avvento delle low cost, ma chi sta fuori dall'Europa ha veramente spesso, all'Italia rappresenta ancora l'unico vettore che spesso ti riportare in Italia per una vacanza, per rivedere i tuoi cari, quindi c'è un legame sentimentale importante. Vero, verissimo, confermo. Esatto. Un legame d'amore, è vero. E quindi spesso quando si ha un legame d'amore, sì, come dire, c'è anche spesso l'odio, perché spesso la compagnia di bandiera negli ultimi anni ha avuto una serie di problematiche che cercheremo con Romina non di chiarire, perché è una storia ormai pluriventennale, ma quantomeno di capire perché Alitalia, quel problema Alitalia è tornato sui schermi televisivi e sulla stampa di recente. È un paio di tappe che possono aiutare chi ci ascolta a capire come siamo arrivati a questa situazione. Ora non voglio azzardare che daremo anche delle soluzioni, ma potremmo, come dire, toccare un paio di punti che secondo noi sono importanti. Perché la questione Alitalia è tornata sugli schermi e sulla stampa negli ultimi mesi? Partiamo da quest'ultimo evento che ha sconvolto, diciamo, le nostre vite, che è il Covid, e che siamo stati costretti ad affrontare. E la pandemia chiaramente ha causato nelle varie aziende, penso in quasi tutti i settori, una grossa crisi. Ma soprattutto nel trasporto aereo diciamo, è stata decisiva. E ci siamo ritrovati con, diciamo, a gestire una situazione che era ingestibile e eravamo totalmente impreparati. Cosa è successo però? Che mentre le altre compagnie, come Lufthansa, Air France, eccetera, avevano una situazione, diciamo, abbastanza normale, invece per noi di Alitalia non lo era affatto, perché noi già eravamo in amministrazione straordinaria. E quindi questa cosa, diciamo, diciamo, la pandemia ci ha dato il colpo finale, ecco. Romina, ovviamente chi sta fuori dall'Italia, spesso anche chi sta in Italia, non ricorda, diciamo, tutte le tappe della quella che poi in redazione abbiamo chiamato un po' della Via Crucis, no, di Alitalia in questi anni. Sarebbe utile ricordarci come Alitalia è arrivata ad oggi, cioè diciamo che dalle privatizzazioni in poi, due o tre tappe che secondo te hanno veramente avuto un impatto importante sulla situazione drammatica che oggi la compagnia di bandiera si trova Ad ad affrontare. affrontare. Sono entrata nel 1999, e quindi ho quasi 22 anni di compagnia, e parto proprio dall'epoca che ci ha segnato, nel senso che a un certo punto fu deciso sempre dal nostro governo che Milano Malpensa dovesse essere, diciamo, l'hub principale su cui Alitalia avrebbe, diciamo, ottenuto uno sviluppo nel trasporto aereo internazionale. E quindi tutta parte della compagnia venne trasferita su Malpensa, compresi i naviganti, compresi gli assistenti di volo, i piloti. E quindi noi praticamente che cosa facevamo? Partivamo da Roma, però operavamo su Milano Malpensa. Questa operazione poi alla fine non andò a buon fine, perché ovviamente c'erano degli interessi con Air France e con KLM riguardo il co-sharing, riguardo gli slot, e poi alla fine, diciamo, ritornammo su Fiumicino. Quindi già lì ci fu una grandissima perdita economica.
E successivamente siamo entrati nelle privatizzazioni una dietro l'altra, e per arrivare a quella forse più importante, quando sono arrivati gli Emirati Arabi con Etihad, nel governo Renzi. Quel governo in quel momento, insieme a Montezemolo, decise che l'Italia, insieme agli Emirati Arabi, dovessero rappresentare nel mondo una nuova compagnia, con nuove divise, con una nuova livrea, perché gli Emirati si erano, con un amministratore delegato australiano, tra l'altro, si erano impegnati a, diciamo, ricostruire lo sviluppo di questa compagnia. In realtà poi non fu così, perché poco dopo gli Emirati capirono che, diciamo, c'era un discorso di malagestio da anni e anni e anni, ed era, diciamo, era quasi improbabile riuscire a creare uno sviluppo. E tra l'altro, non solo questo, ma il nostro modo di operare e di fare trasporto aereo era completamente diverso da loro, anche il nostro modo di lavorare a bordo. E quindi poco dopo gli arabi si sono defilati e hanno lasciato all'Italia nell'ennesima condizione di, diciamo, di perdita e di passivo. In tutte queste fasi, chiaramente, poi all'Italia, quando ha cambiato sempre nome, quindi partiamo da una società che si chiamava Alitalia Lai, per arrivare poi a una società che si è chiamata Alitalia CAI nel 2008, e poi successivamente Alitalia SAI, e poi per finire poi Alitalia SAI in amministrazione straordinaria. Volevo dire che poi nel 2008, per andare ancora un pochino più indietro, questa compagnia diciamo, è stata totalmente smembrata, perché, diciamo, l'ennesimo fallimento diciamo, era alle porte, e dei cosiddetti, tra virgolette, capitani coraggiosi si proposero di diciamo, acquistare parte della compagnia, ma anche quello in realtà fu un flop, perché 10.000 dipendenti vennero licenziati, le nuove macchine non arrivarono, ci fu un'intesa con l'altro pezzo di compagnia del trasporto aereo italiano, che era Air One, quindi vennero fuse, e alla fine diciamo che questa operazione di mercato risultò fallimentare, poi come tutte le altre. Ad oggi Alitalia è nuovamente in amministrazione straordinaria, siamo commissariati e aspettiamo la famosa decisione d'intesa tra Bruxelles e il nostro governo. Romina, da quello che ci dici mi pare di capire che lì c'è un mix di scelte politiche sbagliate, di scelte manageriali sbagliate e probabilmente anche un tornaconto di una serie, di una parte del mondo imprenditoriale italiano che ha, come dire, ha cercato di fare cassa sulla pelle di Alitalia. Uso un termine forte, ma per Sì, capirci. diciamo che Alitalia è sempre stata, allora, Alitalia rappresenta proprio l'Italia nel suo, è una fotografia esatta del modus italiano di operare. Diciamo che dagli anni 80, da quando Craxi, insomma, fece arrivare i vari aeromobili, ad oggi sono passati all'incirca 40 anni. Ma questa malagestio, perché poi Alitalia è stata sempre diciamo, diretta da dei dirigenti che in realtà non sapevano molto di trasporto aereo, forse questa è la cosa più importante, che non ci sono stati mai dei tecnici veri e propri che si occupassero di una compagnia, di un vettore nazionale, ma in realtà si occupavano di tutt'altro, e quindi Alitalia non ha mai avuto una gestione tecnica. Questo ci manca. Allora, se le responsabilità sono, da quanto ci dici, da quanto anche noi, insomma, abbiamo capito, più sul lato politico, manageriale, ma perché gli utenti hanno in mente che la colpa del fallimento di Alitalia è dei lavoratori di Alitalia? Perché questo è un po' vox populi, no? Eh no, perché questi lavoratori guadagnavano tanto, lavoravano poco, hanno spolpato la compagnia. Questo è un po' il leitmotiv in cui spesso ci troviamo. Ma guarda, in realtà poi alla fine il costo del lavoro dei dipendenti di Alitalia
è tra i più bassi d'Europa. Quindi sfatiamo questo mito dei dipendenti all'Italia che sono dei privilegiati. Probabilmente questa fotografia nasce da un imprinting che è stato dato tra gli anni 70 e gli anni 80, in cui diciamo, ma tutte le compagnie del trasporto aereo internazionale vantavano chiaramente una vita che era, ma penso che poi diciamo, fosse connesso a tutto il periodo dello sviluppo economico mondiale, in cui veramente sì, si faceva una vita molto agiata, diciamo, no? Ma stiamo parlando di veramente di 50 anni fa, quando l'Italia era in pieno boom economico, quindi ovviamente la situazione di Alitalia. E rispecchiava insomma quello che era allora, quello che era all'epoca. Oggi, diciamo, io ad esempio, vi faccio il mio esempio: sono entrata 20 anni fa, sono entrata con 19 contratti a tempo determinato, quindi ho fatto 10 anni di stagioni. Poi sono stata assunta per essere trasferita su Milano. Vi assicuro che non c'è nessun privilegio assolutamente. Romina, l'ultimo punto che spesso, soprattutto all'estero, devo dire chi di noi viaggia molto lo sa, nelle nostre comunità, rimane spesso questo punto di discussione di questo tentativo che fece un governo di centrosinistra di fare un accordo con Air France. E Esatto. ancora oggi ci dice, ah beh, se Romano Prodi avessero lasciato fare, oggi saremmo in una situazione diversa. Ma secondo te, secondo il punto di vista del sindacato, è effettivamente vero o è anche questo un po' di propaganda politica? Ma sì, sicuramente si parla anche qui di una visione politica. Quello che posso dire io è che Air France e Alitalia sono due compagnie che diciamo, sono totalmente diverse. Chiaramente sono entrambe delle compagnie di bandiera e comunque con loro abbiamo avuto sempre dei co-sharing, abbiamo avuto sempre dei voli, abbiamo appartenuto a un'alleanza che fa parte di un sistema del trasporto aereo mondiale. Però diciamo, inglobare Alitalia in Air France non so se sarebbe stata la scelta più corretta, perché poi saremmo andati ad operare noi per Air France, e questo non so se dal punto di vista proprio dell'indipendenza dell'azienda e della compagnia avesse voluto significare insomma, qualcosa di diverso, ecco. Ma il sindacato ha fatto una proposta su questo, cioè c'è da parte dei lavoratori delle proposte da mettere sul tavolo non solo per salvaguardare l'occupazione, ma anche per rilanciare la compagnia. Certo. Allora, diciamo che siamo arrivati ad un punto cruciale, siamo arrivati al punto in cui praticamente la Commissione europea ci chiede questa famosa discontinuità che dobbiamo rappresentare rispetto al passato aziendale di AZ. E poi c'è il nostro governo che sta interloquendo in questi giorni proprio con Margrethe Vestager e stanno cercando di trovare una quadra per tutto ciò che riguarda insomma la rinascita di Alitalia. All'inizio è stata molto dura perché loro ci chiedevano tre cose molto importanti. Allora, innanzitutto ci chiedevano la rinuncia del nostro brand, quindi là proprio di Alitalia, no? Che nel mondo, come tu dicevi, quando un italiano viaggia all'estero e vede là di Alitalia è sentirsi a casa, no? Quando si è a New York, piuttosto quando si è dall'altra parte del mondo, vedere in aeroporto i nostri colori e la nostra bandiera ci fa piacere. Ci sentiamo a casa. E quindi questo penso sia un simbolo nazionale, ma l'ha ribadito anche il nostro presidente del Consiglio in un discorso che rifacevano riguardo il recovery plan. E poi ci chiedevano il 50% degli slot su Milano Linate, che è un aeroporto controllato tra l'altro, e parte del programma Mille Miglia, ma soprattutto ci chiedono il dimezzamento della flotta. Ad oggi noi abbiamo 108 aeromobili, dovremmo arrivare a una cinquantina di aeromobili. Che cosa comporta questo? Questo comporta 5.000 esuberi.
E noi questo non ce lo possiamo permettere. Perché? Perché già nel 2008 abbiamo avuto 10.000 esuberi con i famosi capitani coraggiosi. Ed oggi noi stiamo gridando con tutta la nostra forza al governo che questi soldi che ci dà la Commissione europea in realtà andrebbero utilizzati per costruire una compagnia, un vettore nazionale che sia in grado di competere, quindi competitivo, con tutte le altre compagnie di bandiera, insomma, quindi con Air France, con Lufthansa, a partire con 50 aeromobili. Puntare su rotte che sono internazionali, ma pochissime rotte intercontinentali, questo a nostro avviso non va assolutamente, cioè non decreta uno sviluppo affatto, anzi, secondo la mia opinione, ma anche l'opinione del mio sindacato, tra un paio d'anni ci ritroveremo nella stessa situazione, se non peggio. E invece quello che stiamo dicendo è che noi basta, cioè questa agonia ventennale, questa agonia che abbiamo avuto in questi ultimi 20 anni, noi vogliamo dire basta e cercare di prendere come punto di riferimento proprio il Covid per ripartire e rilanciare un vettore aereo che sia degno di questo paese. Allora, grazie Romina per il tuo intervento ancora e sicuramente torneremo da te quando la situazione si sbloccherà in un modo o nell'altro anche per fare un piccolo aggiornamento in radio. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie mille.